Nel video precedente ho cercato di spiegarvi la differenza fisica strutturale tra un cervello umano basato sul carbonio e un cervello di una macchina basato sul silicio. Abbiamo detto, facciamo un breve riassunto, che la modalità di funzionamento, cioè gli impulsi elettrici che passano dentro il cervello umano, sono quasi gli stessi che passano in un cervello elettronico, quindi in silicio, quindi carbonio e silicio, reagiscono a degli impulsi elettrici. Adesso io, come mi aspettavo sul precedente video, mi sono state poste delle domande sulle emozioni, visto che abbiamo parlato di anima. Allora, per cercare di dare il mio modo di vedere sulle emozioni, no? La frase chiave che mi è stata detta dice: ma come fa una macchina a ridere, a piangere, a perdonare, ad amare? Momentaneamente la struttura dei computer, almeno per quello che ne conosciamo, no? Poi ci sarà anche gran parte occultata dal sistema, perché ci saranno dei computer estremamente potenti, anche i computer neuronali, che ragionano e funzionano come il cervello umano. Però, per spiegare un attimo come poter far piangere una macchina, come poter far ridere una macchina, dobbiamo andare più indietro negli animali, praticamente negli esseri meno evoluti dell'essere umano. Noi sappiamo che uno scarafaggio non può perdonare, non può ridere, non può piangere, un ragno. Poiché queste strutture animali hanno sì un cervello basato sul carbonio, no? Perché tutta la natura, tutta la vita sulla Terra è basata sul carbonio, però non hanno questa capacità, probabilmente soffrono, ma la sofferenza la dobbiamo vedere soltanto come una sorta di sonda, di indicatore di pericolo. Nella sofferenza, che ne so, il male fisico di un animale, il male fisico dell'animale ce l'hanno tutti gli animali soffrono, è per questo che molti di noi sono vegetariani, vegani, hanno questo senso etico, proprio perché hanno più evoluzione mentale e capiscono che oltre certi stadi di intelligenza si comincia a provare queste emozioni. Quindi non leghiamo le emozioni come l'amore, il ridere, il piangere, ha un discorso, come direbbe Corrado Malanga, animico, cioè dell'anima. Io lo legherei più che altro a un discorso di complessità dell'essere vivente. Più un essere umano, cioè più un essere vivente è complesso, è complicato, più ha emozioni forti, emozioni complicate, complesse. Non a caso, secondo me, l'amore è un privilegio di poche persone, inteso come amore vero. Quelle persone elette che hanno anche un grado di intelligenza superiore. Quindi l'intelligenza è la complessità di un cervello animale, che anche l'uomo è un animale, no? Io lo considero animale. Gli animali più vicini a noi potrebbero essere le scimmie. La scimmia, come noi, cerca di, tra virgolette, mettere su un nucleo familiare, soffre, combatte e si sono riscontrati anche certi comportamenti, tipo il perdono, tipo, l'amore, un amore molto semplice, non paragonabile a quello dell'essere umano, che è più intelligente. Perché l'amore è un sentimento intelligente. Quindi questo legame dovrebbe essere presente in tutti gli animali, questa anima dovrebbe essere presente in tutti gli animali, compreso anche i ragni, per ipotesi. Ma il ragno, sappiamo benissimo, o uno squalo, non ha il perdono, lo squalo non si può permettere il lusso di perdonare la sua preda, no?
Cosa che magari certi esseri umani molto evoluti, ragionando, ecco, voglio sottolineare questa parola, ragionando con l'intelligenza, riescono in qualche modo a perdonare, ad andare avanti, ad amare, a ridere. Molte volte si fa una battuta, no? Tornando al discorso del ridere, si fa una battuta davanti a 10 persone, uno ride, 9 no. È chiaro che quello che ride in un certo qual modo ha un'intelligenza, a mio avviso, a mio parere, un'intelligenza superiore, che riesce a capire determinati concetti, è molto più evoluto, mentre le persone rimangono così, dico, ma che hai detto? Aspetta, non ho capito, che me la rispieghi? Quindi anche il ridere, cioè questa frase chiave, no, non capisco, me la rispieghi, non riesco a ridere. Quindi il ridere è strettamente legato ha una complessità mentale, ha un'intelligenza. Non voglio chiamarla evoluzione perché questa parola non la condivido, non condivido l'evoluzione. Però andiamo avanti, cerchiamo di non cambiare il discorso. Quindi cercando di fare un sunto di tutto, immaginiamo un computer di oggi che sta a livello mentale, anche se sa fare dei conti astronomici, però a livello di intelligenza sta ai livelli di uno schizostoma hematobium, organismo pluricellulare che vive nelle risaie, cioè è un parassita. Per cui non dobbiamo paragonare la Lamborghini alla bicicletta. La Lamborghini sarebbe l'essere umano, la bicicletta sarebbe il computer di oggi. Perché ovviamente il computer di oggi potrebbe essere paragonato a una sinapsi del cervello umano. Quindi emozioni complicate che necessitano di intelligenza, di una struttura più complessa, non possono essere affrontate queste emozioni da un computer per adesso. Ma se noi ragioniamo in un prossimo futuro con una sorta di intelligenza artificiale, ecco che cos'è l'intelligenza artificiale? L'intelligenza artificiale è un'intelligenza superiore che cerca di emulare gli esseri viventi più evoluti. Sono ricaduto in questa parola, ma passatemela. Più evoluti rispetto agli altri, diciamo così, più avanzati. Ecco, l'essere umano è un super computer avanzatissimo basato sul carbonio che ragiona in modo parallelo, ok? Perché ha una struttura neuronale. Invece il computer di oggi è una chiave inglese, è un cacciavite, fa soltanto quello perché è semplice nella sua struttura. Quindi le emozioni, amore e tutte le belle cose, sono emozioni complesse che soltanto delle strutture mentali complesse possono affrontare. Ecco, secondo me, spiegato dove sta il collegamento tra le emozioni collegate alla complessità della struttura di un cervello, sia elettronico basato sul silicio, sia basato sul carbonio. Più è complesso e più ci sono queste emozioni, perché le emozioni partono da un istinto, no? Che è una sorta di BIOS, di ROM, di sistema operativo. Io ho un contatto con un'altra persona, mi sta antipatico perché vedo la sua possibile minaccia. Se fossi un organismo semplice, direi io lo ammazzo e finisce sta storia. Ma siccome che sono un organismo molto complicato, non mi faccio una sola domanda e una sola risposta. Mi comincio a dire, ma se io lo elimino, che cosa succederà dopo? Magari mi vengono a prendere, mi arrestano, oppure che posso avere un rimorso, forse perché ho sbagliato. Tutti questi pensieri in più sono tipici di esseri viventi, di
una intelligenza superiore a quello che potrebbe essere un programma di un computer di oggi. Se condizione logica, facciamo un esempio in BASIC, ok? Un sistema di programmazione, un linguaggio di programmazione in BASIC, no? If quello che ti sta dando fastidio, quindi se quello che ti sta dando fastidio ti dà fastidio, allora then, if, then, else, queste sono le condizioni logiche, e ritorniamo alle porte logiche che ho spiegato nell'altro video. Questo più questo, allora faccio questo. Questa è una linea di programma, una si chiama condizione logica nella programmazione dei computer. Io sono un programmatore, tra l'altro, lo sapete, che è semplicissima. Ma se io aumento la complessità, immaginate di scrivere un programma per un Android e dico se quello ti dà fastidio, eliminalo. Semplice. Ma scriviamo un programma più complesso. Se quello ti dà fastidio, allora verifica se il fastidio che ti sta dando è troppo minaccioso, oppure se lo sta facendo inconsapevolmente, se puoi ovviare al problema, se puoi in qualche modo perdonare quel sasso che ti ha lanciato perché non ti ha fatto niente, quindi valuta i tuoi danni. Vedete come si complica tutta la situazione? All'atto pratico abbiamo una persona che, se ci lanci un sasso, viene e ti ammazza. Semplice, stupido, una linea di programma. Nell'altro caso abbiamo la persona che, se gli lanci un sasso, fa una serie di valutazioni più complicate. Apparentemente da fuori sembra che questa persona ti abbia perdonato per il sasso che gli ha lanciato, ti abbia in qualche modo avvicinato per farti ragionare. Quindi sembra avere un'anima, ma in effetti quell'anima che noi attribuiamo a questi comportamenti non è altro che una persona, un cervello, che sia umano o elettronico, non ha importanza, un sistema di ragionamento superiore, che si fa più domande, che è più complicato, che ha più condizioni logiche. Ecco perché le persone più istintive sono le più stupide, fondamentalmente. La persona istintiva è quella che non ragiona. Se non ragiona, vuol dire che non può ragionare, o non è abituata a farlo, o per qualsiasi altra ragione, ma rimane il fatto che non ragiona, è istinto puro. Le persone che hanno questa famosa anima sono le persone più intelligenti, che ragionano di più e cercano di capire causa effetto, cercano di dargli una ragione. Quando queste persone più intelligenti cercano di dare una spiegazione e di capire, arrivano anche a dire: io non lo so, ma probabilmente c'è quest'anima, c'è questo Dio, cominciano a darsi una spiegazione, che è una spiegazione che può essere giusta o sbagliata, non ha rilevanza. Ma è un modo di comportarsi che comunque fa la differenza. Fa la differenza con le persone che sono quelle istintive. Allora, ricapitolo tutto, ricapitolando tutto il mio discorso, ci sono forme complesse, forme più semplici. Le forme più semplici sono molto più vicine agli istinti perché hanno poche linee di programmazione. Tu mi tiri un sasso, allora io te ne tiro due. Le strutture più complicate, invece, non hanno una sola linea, una sola condizione di programmazione, ma hanno una complessità nella programmazione, nel loro programma, sono molto più complicate. E quindi, se tu mi tiri un sasso, io mi domando perché me l'hai tirato? Allora valuto se posso avvicinarmi a te e proteggermi nello stesso tempo e cercare di farti ragionare. Ma perché? Io ti perdono che mi hai tirato il sasso. Allora esce fuori apparentemente quest'anima, ma non è altro che una complessità
un programma più potente e più complicato, con tante domande. Nel marasma di queste condizioni logiche, è chiaro che se tu mi tiri un sasso, io penso, valuto, vengo vicino per cercare di convincerti, perché sei un intelligente, cercare di capire, e magari tu mi dai una coltellata. E quindi dici, ho sbagliato, le persone buone sbagliano. Ma il problema è che le persone buone possono sbagliare perché sono a contatto con quelle cattive, e persona buona o cattiva dipende sempre dalla complessità. Oltremodo, la differenza tra un programma statico, come potrebbe essere un sistema operativo o un programma di contabilità, quello è sempre lo stesso, ha i suoi parametri, ha il suo archivio, non cambia mai idea, è il suo modo di ragionare. Le persone, gli esseri umani, diciamo così, anche gli animali, molti animali, hanno una struttura mobile, cioè nel senso che si autoprogrammano, ecco subentrare l'intelligenza artificiale. Perché intelligenza artificiale? Perché io imparo, io acquisisco e sentite, ascoltate questa frase. Vado a modificare da solo le mie linee di programmazione. Imparo dall'esperienza. Quindi anche l'esperienza va a modificare il programma. Cioè, il programma che io ho installato all'inizio, facendo esperienza, non è più lo stesso. Si è modificato da solo. Intelligenza artificiale. Allora, quanti parametri entrano in gioco in questa situazione? Una miriade di parametri. Beh, come tutte le volte che non sappiamo dire perché siamo qui, e lo diciamo perché ci ha creato un Dio, cercando di spiegarci, quando vediamo una persona buona, che riesce a comunicare, cioè, diciamo, quello c'ha una grande anima. Ma io credo che l'anima a cui noi facciamo riferimento, si è riferita alla sua intelligenza e alla sua complessità, la sua complessità nel suo modo di ragionare. Quindi l'anima, in un certo senso, esiste, ma non è l'anima che intendono certe persone, è sempre una cosa impalpabile. È il software, è la struttura mentale di un essere vivente, più intelligente, più ragiona, più si fa domande, più ha esperienza, più il programma interno viene modificato, più si evolve, diventa più evoluto, più l'anima si ingrandisce. Allora qui, da ateo che sono, vi dico, noi stiamo. Parlo con quelli che credono all'anima, che credono in un Dio, versus io che non credo all'anima, non credo a Dio. Ma nel mio discorso di quasi 20 minuti di questo video, io ho detto le stesse identiche cose vostre. Solo che io la chiamo evoluzione mentale, la chiamo intelligenza, la chiamo complessità di queste linee di programmazione del cervello. Voi la chiamate anima. Ma il risultato che vediamo all'esterno è lo stesso. Allora vi lascio con questa domanda. Immaginate un computer, non quelli di oggi, quelli di domani, che hanno la stessa complessità di un cervello umano. Gli mettiamo dentro delle direttive, gli diciamo stai attento, non ti fa tirare i sassi, stai attento perché quello potrebbe essere pericoloso. Sono le stesse identiche direttive che possiamo avere in un cervello umano. Gli diamo la possibilità di imparare con l'esperienza e lo mettiamo in un corpo di un androide. Secondo voi questa struttura non riuscirà a ridere? Non riuscirà a perdonare? Non riuscirà ad amare? Questa è la domanda che vi faccio io. Volete la mia? Secondo me sì. Secondo me se facciamo un androide con queste caratteristiche tecniche, sarà possibile non distinguerlo più tra lui e
e l'essere umano. Spettro maledicto.